Bentornate, bentornati a tutti, amiche e amici appassionati di cinema, anime, serie TV. Siamo arrivati al terzo appuntamento riguardante i film, le serie TV, i cartoni animati dell'eroe mascherato Zorro. Oggi parleremo delle pellicole girate negli anni 40, che saranno in totale 5. Partiamo proprio dal 1940, la pellicola intitolata Il segno di Zorro, The Mark of Zorro. Tyrone Power interpreta Zorro. Diego De Vega è il figlio del governatore spagnolo della California. Stava studiando a Madrid e quando torna in patria scopre che suo padre è stato spodestato da un tiranno. E questo tiranno sta naturalmente opprimendo la popolazione. Zorro, terrore dei tiranni. Zorro, speranza degli oppressi. Nella grande interpretazione di Tyrone Power. Siccome tutti credono che questo Diego De Vega sia uno smidollato, fannullone e totalmente incapace, per lui è facile vestire i panni di Zorro e non farsi mai scoprire. Infatti, il nostro eroe, che qui meno male utilizza per lo più la spada, sconfiggerà e riporta la legalità. Pellicola numero 2 del 1944, si tratta, come abbiamo già visto anche negli altri video, di 12 brevissimi episodi, tutti quanti insieme, intitolato Zorro's Black Whip, cioè la frusta nera di Zorro. C'è una piccola novità, in questo film Zorro è una donna, interpretato da Linda Sterling. Un giornalista di nome Randolph Meredith viene ucciso da questo Hammond che non vuole che l'Idaho diventi uno stato e la sorella Barbara, che è molto brava nell'utilizzare pistole e fruste, indossa un costume nero, una maschera, diventando quindi Zorro, e comincia a compiere delle azioni contro questo Hammond. Alla fine riuscirà a sconfiggere questo Hammond anche perché riceve l'aiuto dell'agente del governo Vic Gordon. Pellicola numero 3 del 1947, Son of Zorro, il figlio di Zorro. Interpreta Zorro George Tanner. He was the fearless son of Zorro. Questo ufficiale di cavalleria di nome Jeff Stewart torna in California dopo aver combattuto nella guerra di secessione per scoprire che un gruppo di politici disonesti ha preso in mano la città, come in Italia. Questi tiranneggiano dei cittadini perché per utilizzare un sentiero, una strada, pretendono che questi paghino una forte somma di denaro. Jeff Stewart vuole invece aprire un'altra strada e per farlo riprende le vesti del suo vecchio antenato che aveva interpretato Zorro. E con l'aiuto del suo aiutante Pancho riesce a sconfiggere questi criminali e a farli arrestare. Pellicola numero 4 del 1948, pellicola spagnola intitolata El nieto de Zorro, il nipote di Zorro. Gabriel Aragon Abi interpreta Zorro. Qua me la sbrigo velocemente, si tratta di un film comico nel quale questi due suonatori di passaggio in California vengono scambiati per Zorro.
vivono una serie di avventure, naturalmente, tutte quante basate su equivoci e gag comiche, ma dovranno aiutare anche una giovane donna a difendere la propria eredità da un gruppo di criminali che gliela vuole sottrarre. El zorro. Qué hermosa es usted, Aurora. Film numero 5 del 1949, intitolato Ghost of Zorro, il fantasma di Zorro. Clayton Moore interpreta Zorro. Siamo nel 1865 e si sta costruendo un telegrafo, naturalmente per migliorare le comunicazioni. Solamente che c'è questo George Crane che ne vuole fermare la costruzione con mezzi leciti e con mezzi illeciti, soprattutto. L'ingegnere che sta facendo i lavori si chiama Ken Mason e che sta lavorando lì insieme a suo nipote, naturalmente Don Diego Vega. E mentre questo Crane fa delle irruzioni praticamente quotidiane per fermare la costruzione del telegrafo e quindi distruggerlo, in questa serie anch'essa di 12 brevissimi capitoli, Zorro indosserà il suo vestito, la sua maschera, arriverà in groppa al suo cavallo per fermare questi criminali. Dunque, ragazze e ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Ci vedremo prossimamente per le pellicole riguardanti gli anni 50. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao e a presto!